Naturalmente loro possono utilizzare questa loro capacità di spostarmi per abbassare i costi del mio lavoro e per minacciarmi. Io sono un ex pilota Ryanair, ho lavorato per loro poco più di 3 anni, sempre come primo ufficiale. La storia delle cancellazioni è una storia che nasce soprattutto a causa della mancanza di piloti, perché era chiaro già da tempo che tantissimi colleghi se ne stessero andando per cercare condizioni di lavoro migliori. E le condizioni migliori riguardano soprattutto la stabilità del lavoro. La stragrande maggioranza dei piloti sono assunti tramite agenzie interinali. Questo tipo di contratto non dà alcun tipo di sicurezza del lavoro se il pilota è malato, non viene pagato, se il pilota va in ferie non viene pagato, percepisce il pilota esclusivamente una somma ad ora di volo, dalla quale tra l'altro vengono trattenute 4,50 euro per costi di addestramento, sono diciamo direttamente sostenuti dal pilota, ma che non dovrebbero essere così perché l'addestramento e quindi la sicurezza sono l'obiettivo di ciascuna compagnia aerea che opera a livello commerciale. E senza dubbio Ryanair cerca il risparmio in tutti, i primi ufficiali, i comandanti, il personale di terra, l'equipaggio dietro la cabina, è incredibile, le condizioni del personale anche della cabina dietro sono davvero imbarazzanti. Beh, la malattia mi permette soltanto di specificare che è una cosa importantissima perché nel momento in cui un pilota è incerto sulle sue condizioni psicofisiche, questo lascerebbe me pensare che probabilmente è già il momento in cui esso si debba chiamare fuori dall'attività, visto che è strettamente legato a un ruolo, quello del pilota, di estrema sicurezza. Oltre a quello abbiamo tanti problemi, perché se uno lavora per esempio come agenzia, come libero professionista e per problemi familiari deve assentarsi dal lavoro, nonostante fino al giorno prima uno lavorasse, tra virgolette, stabilmente per una compagnia affermata in Europa, il giorno dopo si troverebbe con zero certezze. E questo si applica all'80% del personale Ryanair e naturalmente è una cosa che non garantisce alcuna stabilità. Anche il tema delle basi, che qualche volta sono utilizzate per spingere le vendite, per esempio per gli assenti di volo o per abbassare il costo del personale. Ryanair ha circa 80 basi in Europa. Se io pilota o assistente di volo ho interesse ad essere spostato di base, naturalmente loro possono utilizzare questa loro capacità di spostarmi per abbassare i costi del mio lavoro e per minacciarmi. Adesso invece con un forte di servizio che si è venuto a creare nei confronti dei passeggeri, c'è stato modo di affrontare tutte queste tematiche.